Prima di tutto grazie al Ministro Nordio, a tutto il suo staff di collaborazione con cui devo dire abbiamo elaborato delle ulteriori varianti a un tema, lo ricordava giustamente il Ministro Nordio, lo ricordava il Ministro Piantedosi, un tema che ci sta tenendo da tempo ma mai abbastanza, ossia il patto di vera collaborazione tra le istituzioni, ma soprattutto il privato sociale, il terzo settore, per un orizzonte che sia possibile. Un'altra vita è possibile. Questa è la chiave di lettura che noi stiamo dando a questo progetto. Un'altra vita è possibile e lo è non innestando delle figure sconosciute ai territori e alle persone, ma lasciando che i territori, le persone, i contesti parlino. Tutti i territori hanno una storia. Una bella storia. E i territori devono parlare. L'esempio che ha fatto prima il collega Valditara, Caivano, ma potremmo fare anche tanti altri esempi, ci dice proprio questo. Noi come università in questo caso, io rappresento la potenza di fuoco formativo, di intensità formativa dell'università, della ricerca, ma anche dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ossia accademie, conservatori, scuole di design, alto e altissimo artigianato artistico, intelligenza delle mani, grande saper fare italiano e non solo. Ecco, credo che la ricetta che stiamo finalizzando, elaborando, su cui abbiamo fatto una puntualizzazione ancora più interessante, sia proprio questo. Noi come università, come ricerca, ma anche come accademie e conservatori, cerchiamo di dare ai territori un'altra opportunità, di far raccontare a territori disperati un'altra storia, di creare degli insediamenti formativi e culturali che abbiano un senso per quei territori. Un esempio, scienze sociali, tecnici del restauro, architettura di giardini, artigianato, arte orafa, soprattutto nei contesti in cui questo può rappresentare un modo per rendere il più breve possibile lo iato tra la formazione e il lavoro. Perché oltre a recuperarli, a strapparli a una vita che non hanno scelto e che comunque hanno scelto di non volere più, bisogna dare loro l'opportunità di andare avanti. Quindi quello che stiamo cercando di fare, ed è per questo che abbiamo creato, come posso dire, un network di coordinamento, è ascoltare i nostri punti di riferimento formativo, ascoltare i territori, dare la formazione che i territori conoscono e soprattutto creare una connessione tra la formazione e il lavoro per consentire a chi è entrato in questo circuito di avere una vita. Quindi credo che da adesso in poi la cosa più importante da fare sia quella di creare tanti progetti pilota che con il loro successo, con la loro capacità di radicarsi e di andare avanti, diano l'esempio, lo slancio per continuare a crearne. Noi, giustamente credo, con la guida del Ministro Nordio abbiamo creato una fattispecie aperta, aperta a nuove partecipazioni, ma aperta anche a nuovi territori che vogliano essere supportati da questa operazione e naturalmente aperta a qualsiasi suggerimento si ritenga di poter e volere dare su questa falsariga, essere sempre più capaci di intercettare le esigenze dei territori e delle persone, perché le persone sono sempre legate a dei territori, e dare alla formazione la giusta qualificazione, la giusta diciamo, profilatura per renderla sempre più adeguata alle esigenze che vogliamo soddisfare, ossia rendere le persone libere. Grazie.